Penso che inizierò dal tuo amico, mia cara. Magari sarò fortunata e riuscirò a fargli dire come si procura le armi e le nuove reclute. Tu che ne dici? Come vuoi. Tanto lui non conta niente per me. Sei ancora in tempo per fermarmi. La cosa non mi riguarda. In realtà non credo che abbiate qualcosa da dire. Faccio tutto questo solo perché mi voglio divertire. Di tutto quello che sai e ti assicuro che smetterò di farti del male. Va all'inferno! Siamo già all'inferno, non te ne sei accorto, mio caro. Forse tu sei un pochino più ragionevole. Lascia stare! Allora hai deciso di cantare. Trovo che i tipi testardi in genere siano anche i più divertenti. Smettila! Dirò a Kragov tutto ciò che so. Credevo che quest'uomo non ti interessasse. Se lo uccidi subito, ti avverto che rovinerai tutto. Oh, rovinerò cosa? Questo lo dirò a Kragov, non a te. Guarda che con me puoi confidarti. Io so qualcosa che serve a Kragov. Se tu continuerai a torturarlo, non gli dirò niente. Voglio parlare con Kragov. Solo con lui. Che c'è? Ha qualcosa da dirle. Qualcosa che la dovrebbe interessare. Parlerà solo se non faremo del male al suo amico. Non è mio amico. Si chiama Jake Lohman. È il figlio del segretario Lohman. Le mie ragazze non ti eccitano. Oh, ma forse preferisci il trattamento che ti avevo riservato prima. Pensa, in questo momento la tua amichetta si sta divertendo con Kragov. Ma io a te. Per fare ciò che voglio. Andate. La notte è ancora lunga. L'unico modo per arrivare al cuore di un uomo, credo, sia quello di usare un proiettile. Dovresti deciderti. Essere rifiutati è una cosa terribile. Non vorrei resistermi per sempre.
Sono davvero stanca di perdere il mio tempo. Sei morto! Tu sei morta! Andiamo via da qui. Sì.